Ora vi faccio vedere come si estrae un truss rod da questo manico per basso precision bass che praticamente non funziona più. Ho preparato questa guida che mi sono autocostruito. Qui ho bloccato il manico alla fine, vedi, con queste due placchette. Per cui ho posizionato la fresa che andrà dritta così. Qui ho messo la paletta bloccata con questo perno. Ho messo della carta per non rovinare il retro della paletta, la vernice. Ho bloccato qui con un perno e adesso vedi che non si muove. Poi ho bloccato la guida con questi due morsetti. Ora iniziamo la fresatura. Ovviamente qua dovrò arrivare un po' più in alto perché prendo una calamite, vedi che mi arriva fin qua, la sta tirando e qua, vedi qua se ne cade. Qua invece c'è ancora il metallo sotto, per cui il truss rod verrà inserito, diciamo, un po' il settore qua che vado a chiudere, il truss rod a doppiazione andrà un po' più in alto. Ho posizionato la fresa e adesso faccio una prova per vedere se ho centrato perfettamente il listello dove è chiuso, sigillato, diciamo, il truss rod. Vediamo. Un attimo, vediamo un attimo, riesco a inquadrare meglio. Vedi, qua abbiamo centrato perfettamente il truss rod. Ora devo andare, diciamo, lungo tutto l'asse. Il truss rod è uscito già fuori. Qui sto andando con una piccola lama perché abbiamo più o meno 1 mm, 2 mm di legno, per cui con la fresa non riesci ad andare alla giusta profondità, anche perché il manico non sta dritto ma ha questa curvatura. Quindi se affondi rischi di andare, ma già un po' toccato, diciamo, il metallo. Ecco che adesso un po' alla volta, con un po' di pazienza, cercherò di togliere questa strisciolina di legno così sottile. Vediamo un attimo se viene. Vedi, sto già sul ferro qua. Quindi non mi conviene rischiare con la fresatrice. Come dicevo già l'altra volta, è un attrezzo abbastanza invasivo e anche pericoloso. Ecco qua.
messo praticamente a nudo il trasserod con una fresatura molto precisa. Ecco il truss rod messo a nudo. Ora bisognerà estrarlo, perché questa parte qua che è un po' più doppia, e poi c'è praticamente da togliere la placchetta di ancoraggio, questa qua la dovrò consumare adesso con delle frese a ferro. Adesso sbloccata. Ora bisogna togliere questa placchetta qua che bloccava l'asta, e poi andrà messa questa dentro a giusta misura, vedi? Dovrò allargare l'alloggio qua fin qua. Va bene. Il canale che è stato fatto per l'alloggio finito.